Fondi europei, un'occasione mancata, una speranza per il futuro. È il titolo di un'iniziativa pubblica che, in vista delle primarie per la scelta del governatore della regione Campania, si è tenuta a Teggiano sabato pomeriggio nel centro sociale in località San Marco. È stata l'occasione per confrontarsi su un tema cruciale per lo sviluppo dei nostri territori, quello delle grandi opportunità finora raccolte solo in minima parte, rappresentate dai fondi europei. Presenti molti amministratori locali, oltre ad altre rappresentanze sociali e istituzionali dell'intero comprensorio valdanese. Dopo i saluti del sindaco di Teggiano, Rocco Cimino, si sono succeduti gli interventi di Francesco Cavallone, sindaco di Sala Conselina, Tommaso Pellegrino, primo cittadino di Sassano, ed Elia Rinaldi, sindaco di Buonabitacolo. A moderare la discussione, Rosvelli Aragone, membro della segreteria provinciale del Partito Democratico e tra le promotrici del comitato Cambiare Ora, che appoggia la candidatura di Vincenzo De Luca alle prossime primarie. A concludere la discussione, proprio Piero De Luca, figlio dell'ex sindaco di Salerno, ora decaduto per effetto della legge Severino e referendario presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Guardate, quello dei fondi europei è diventato ormai l'argomento centrale di una battaglia che dobbiamo fare da qui ai prossimi anni. Rappresenta l'unica linea, cui i fondi europei rappresentano l'unica linea di finanziamento in condizioni attuali di vincoli di bilancio, patto di stabilità interno, patto di stabilità esterno, gli unici soldi che le amministrazioni locali hanno a disposizione per poter fare investimenti in grado di assicurare una crescita, sviluppo, occupazione, sostegno all'economia, alle imprese nei propri territori. Non dobbiamo sottovalutare questa problematica legata alla al cattivo utilizzo di questi strumenti finanziari. Non ne avremo altri in futuro. È dal 2000 che abbiamo a disposizione questi strumenti, questi fondi, e le regioni, le amministrazioni locali e anche l'amministrazione campana purtroppo è in grave ritardo nell'utilizzo efficace, corretto, concreto di questi strumenti. Non possiamo più scherzare, non possiamo più perdere tempo. Allora, l'occasione del convegno di stasera consente di capire dove nascono le difficoltà legate all'utilizzo nei nostri territori di questi strumenti e cosa bisogna fare in futuro per poter implementare il loro ricorso, il loro utilizzo da parte dell'amministrazione locale e da parte delle nostre imprese per poter garantire occupazione, crescita, investimenti e sviluppo nei nostri territori. Questo è il senso dell'iniziativa di questa sera. Tutte le interviste saranno trasmesse nel telegiornale di questa sera.